L'Arezzo orgoglioso pareggia fuori casa e questo insomma ci colpisce, anche perché non accadeva da secoli, figuriamoci in una categoria superiore. Come ne parliamo? Che dici? Ma non si può parlare di calcio con te? Anche da secoli, cosa vuol dire? Di essere in Serie C, in Lega Pro, ma in Serie D hanno tante volte hanno passato la pareggiata. Cioè mi riprende su un concetto e un avvocato che dice hanno. Un guanno, anno, ma scusa, ma ti... vinno, vabbè, i tua, vabbè. I tua, vabbè. Può parlare dei tua. Vabbè, ma ti presenti dicendo non accadeva da anni, cioè pareggiava fuori casa non appareva da anni, ma come si fa? Io chiedo scusa al presidente Larezzo per l'accredito che diamo a un semimente catto, che comunque ormai lui è un avvocato, Pensate. Ma sempre questo avvocato, io parlo di calcio, può parlare di calcio con te, guarda, non mi dare i titoli perché c'è una vergogna, quindi io parlo di calcio soltanto perché sono appassionato e almeno due cose le so, e te mi dici dopo tanto abbiamo pareggiato fuori casa. Allora, comunque, che è successo? L'Arezzo ha fatto una buona partita, ha preso, diciamo, ha subito la rete dopo 30 secondi, questo poteva chiaramente pregiudicare la gara, e invece dopo piano piano, a parte il primo quarto, si è ripresa e ha dimostrato effettivamente, devo dare ragione a mister Capuano, una buona organizzazione di gioco. Evidente, sono evidenti le lacune in fase offensiva, infatti la rete è venuta da un grande calcio di punizione di Erpen, non abbiamo la prima punta, però insomma il gioco dimostrato dalla squadra di Capuano è sinceramente un buon gioco e soprattutto, bisogna dirlo, ha dimostrato di essere una squadra organizzata. Forse, io dico forse perché non conosciamo bene le squadre di questa categoria, anche il calendario ci sta dando una mano, perché la prossima partita in casa l'abbiamo con Lumezzane, poi il recupero con il Gian Erminia e poi l'altra trasferta fra due sabati a Mantova, quindi tutte squadre di media bassa classifica. Le grandi squadre, grandi corazzate di questo girone le troviamo dopo, ma per noi è un grosso vantaggio perché è una squadra che si è assestata. Siamo assestati. Fammi altre domande di calcio se ti interessa saperlo. Altre domande di calcio? Posso parlare dell'eccellenza, che la Baldaccio Brugnanchiali ieri ha vinto 3-0. Un episodio molto, molto singolare. Tre rigori concessi da Baldaccio Brugnanchiali. No, vittoria strameritata, ragazzi, Marmorini, ma una cosa clamorosa è stato il secondo rigore, dove un difensore del Montecatini, che è la squadra avversaria all'eccellenza della Baldaccio, è stato sgambettato clamorosamente dall'attaccante della Baldaccio, è caduto, ha preso la palla con le mani e l'ha dato rigore. Questo veramente da mai dire gol, ci sono anche queste categorie. Madonna. E vi aspettiamo tutti sabato allo stadio, sperando che il direttore riesca a trovarmi un accredito, perché l'altra partita non sono potuto andare, non solo perché non avevo l'accredito, ma perché se devo fare il biglietto intorno verso le 10:15, quindi... Ora noi abbiamo chiesto ovviamente come televisione l'accredito, non so se dopo questa intervista lo daranno, perché dopo il tuo inizio, no? Noi ci sa questo. Ha detto finalmente l'Arezzo pareggia fuori casa. Ma poi una volta almeno Brandini mi rispettava, questo ha preso da Brandini, lui mi rispettava, ha preso da Brandini. E ti conosco da meno. E mi conosce da meno. Bocca al lupo a tifosi di Arezzo, vi da salutare e la prossima volta faccio la sola trasmissione, buongiorno.